C'era una volta il maestro di tennis, figura iconica dello sport, alto, bello, sportivo, una figura che era al vertice della classifica dei maestri di sport in Italia. Ma adesso questa figura, come dire, ha un valido concorrente, il maestro di padel. E a raccontarci proprio di questa nuova figura del maestro di padel è Cristian Spaziani, maestro di padel e titolare dell'Atletico Lodigiani Padel. Ciao Cristian. Salve a tutti. Allora Cristian, partiamo dagli inizi. Da dove parte questa tua passione per il padel, ma soprattutto perché decidi di investire nel il tuo futuro in questa nuova professione? 5 anni fa, che è un giorno che stavo così giocando una partita tra amici a calcio a 5, vedo questi campi e mi è presa subito questa curiosità di sapere cos'erano. Incentrandomi subito, quindi andandomi subito ad allenare, subito a capire che questo sport secondo me poteva essere un qualcosa che in futuro poteva spopolare, perché diciamo che questo sport sia a livelli alti che a livelli soprattutto bassi fa divertire tutti, soprattutto a livelli bassi perché non serve una preparazione così ampia come sport come nel tennis, nel calcio, dove dobbiamo iniziare molto a livello prematuro. Questo è uno sport che ci dà subito miglioramento e ci fa divertire anche giocando semplicemente tra amici o se non abbiamo fatto nessuno sport nella vita, ci dà subito quella facilità nell'apprendere questo sport. Anche chi gioca non benissimo, ma si vuole divertire, ha fatto spopolare e secondo me continuerà sempre di più a crescere Ma questo anche tu hai avuto sport. dei maestri per arrivare a Assolutamente. questo. È indispensabile la formazione. È indispensabile essere formati, cioè partire subito a livello di lezioni, a livello formativo con persone molto esperte. E chi sono stati i tuoi maestri? Io mi sono allenato sempre con i mentori di questo sport, i maestri argentini, i maestri spagnoli che ti spiegano alla perfezione come vai seguito questo sport. Mi ha aiutato subito a migliorare il mio livello e poi a prendere le informazioni da loro e girarle adesso ai miei nuovi clienti e a tutte le persone appassionate che vogliono migliorare in questo sport, ecco. Senti, a proposito di migliorare, qui all'Atletico Lodigiani Padel voi offrite la possibilità di avvicinarsi al padel a tutti. Abbiamo visto bambini in piccola età, persone in età avanzata, uomini, donne, quindi tu e i tuoi colleghi siete in grado, diciamo, di insegnare padel veramente a tutti. Noi offriamo tantissimi servizi, dal corso dell'Accademia degli Adulti alla scuola bambini, abbiamo una copertura su 6 campi che dà la garanzia di giocare sempre con qualsiasi avversità di tempo. Quindi noi offriamo competizioni di qualsiasi livello, dal livello più alto al livello più basso, competizioni a livello femminili, competizioni a livello di misto. Offriamo, diciamo, tutte le cose che servono a un giocatore, perché c'è il giocatore che vuole affittare il campo e giocare con gli amici, ma c'è anche il giocatore che vuole misurarsi contro gli altri giocatori. Quindi avere quel brivido, quella competizione che è fondamentale poi nella crescita e nel trovare le motivazioni per giocare nel tempo. Senti, ci sono diverse curiosità che riguardano il padel, ne ho tre in particolare. La prima, poco tempo fa Nicola Pietrangeli, un mito del tennis italiano, diciamo, ha avuto un'uscita, io diciamo, per dire un eufemismo, che il padel è lo sport degli scarti del tennis. Dell'elite, sì. Diciamo, lui è stato anche un pochino più duro. Ma a quanto risulta, ci sono tanti giocatori che invece non provengono proprio dal tennis, anzi, i campioni a livello internazionale non hanno un passato nel tennis. Quindi questo fatto che ci siano gli scarti del tennis non mi pare che sia un'affermazione che corrisponda alla realtà. Assolutamente, perché diciamo anche in altre capitali come quella spagnola, come soprattutto in quella spagnola c'è gente che ha iniziato a giocare a padel fin dalla piccola età. Diciamo che lui faceva riferimento forse a questi mostri che si creano facendo, diciamo che è una carriera come che si ricrea per una persona il padel essendo uno sport nuovo e diciamo che poi si crea il mostro a livello ironico e poi lui è voluto andare a punzecchiare proprio quella parte lì, ecco. Ci sono due diversi modi di interpretare chi dal tennis passa al padel. C'è chi dice che è un vantaggio, c'è chi dice che è uno svantaggio. Dov'è la verità? Allora, diciamo che la verità sta nel mezzo. Diciamo che per la persona che gioca a tennis bene, se riesce a convertirsi con le pareti, perché diciamo che far passare la palla a un tennista è un concetto molto, molto, Difficile. molto difficile. Però le persone che diciamo che hanno un livello e una predisposizione nel convertire questi due sport sicuramente hanno una crescita veloce. Per un livello diciamo più basso si ha più difficoltà, perché
nel capire il vetro, perché diciamo che sono sport simili a livello, diciamo, povero del discorso, ma c'è una differenza abissale tra i due sport, ecco, in fatto di apertura, perché è un campo molto più piccolo rispetto a quello del tennis e quindi diciamo che dipende dalla predisposizione del giocatore stesso, il percorso di crescita poi se è veloce o se è breve, ecco. Senti, un'altra curiosità, come mai tanti ex calciatori si avvicinano a questo sport? Insomma, ho visto Totti, Luca Toni, De Rossi, Bobo Vieri, ha una presa tra i ex calciatori veramente incredibile. Diciamo che il calciatore per coordinazione cresce molto in questo sport. Io per esempio ho molte persone che insegno e gli ex calciatori o i calciatori in attività che si affacciano in questo sport hanno una crescita più veloce per coordinazione, perché il calcio è uno sport totale. Quindi questi calciatori che avendo una predisposizione mentale, un'abitudine a giocare davanti a tanti spettatori, diciamo che la crescita è subito veloce e infatti questi giocatori che tu mi hai nominato hanno anche un livello molto alto. Qual è il vero cuore del padel? Perché il padel ha così tanto successo? Il padel ha così tanto successo perché, come ho detto in precedenza, è uno sport che possono giocare tutti. Essendo uno sport che possono giocare tutti, non diventa noioso. Quindi Ma anche le se io differenze di età, di sesso si accorciano Bravissimo, rispetto ad altri bravissimo, sport? bravissimo. Specialmente noi abbiamo persone nel senso più grandi che si divertono non avendo una formazione così ampia. Coppie che collimano sia nella vita che nel campo da padel Ah, vedi? poi il loro rapporto. Quindi diciamo che essendo uno sport che possono giocare tutti anche dal livello più basso e dal livello senza pretese, senza aspettative, ti fa capire che è uno sport che è per questo che è sempre più in crescita e sempre più gente investe in questo settore. L'Atletico Lodigiani Padel è un bellissimo centro, ci sono tanti spazi, un bel parcheggio, sono sei campi che permettono con la copertura di giocare in qualsiasi stagione. Insomma, voi offrite una gamma di servizi importante e come vi proponete, non solo per qui per l'area della Tiburtina, insomma, dove ci troviamo adesso, ma diciamo possono venire da qualsiasi parte per trovare a voi sia lezione, sia gioco, sia supporto di qualsiasi tipo. Assolutamente, per questo visto che proprio si investe sempre in più in questo sport, devi dare sempre più servizi. I servizi sono fondamentali per il cliente, perché se prima, 5-6 anni fa, bastava fare un campo e c'era la curiosità anche di andare a giocare, di farsi dei chilometri per giocare, ora, essendoci molte strutture, i servizi fanno la differenza. Il cliente lo nota il servizio. Insomma, avete visto, c'è la professione maestro di padel, ci sono i servizi, c'è tanto qui l'Atletico Lodigiani Padel, ma soprattutto c'è un maestro che, come ho aperto questo servizio, bello, sportivo e anche lui molto in gamba, questo permetterà a tante persone di avvicinarsi al padel. Grazie Cristian. Grazie mille.